recapitavo messaggi. I ragazzi si annoiavano e raccontavano vecchie storie. Per lo più, restavamo in attesa. Avevo quasi iniziato a pensare che la vita con Salieri non fosse così rischiosa. Povero sciocco. Già. Il capo ti aspetta. Grazie. Allora, andiamo a vedere. Un altro filmato. Sta caricando. È ora delle squadre, picciotti. Tu, Tommy, stai alla guida. Poli e Sam fanno il resto, normale di te. Facciamo poche fermate oggi. L'ultimo pezzo del modello è stato miso. Assicuratevi di incassare gli interessi. E cosa fate, Gabo? Non alzate un dito su nessuno, a meno che non sia necessario. I nostri clienti devono capire che gli forniamo un servizio prezioso. Devono guardarvi e vedere San Michele. Credere che li proteggerete. Fatele spezzare a Moreno, Gabo. Noi siamo migliori. Ma il pizzo è dovuto e lo si deve pagare. Ce ne occupiamo noi. Vado a Ralph per un'auto. Ok, boss. Vinny ha detto di avere qualcosa per te, Tom. Vai prima da lui. Andiamo a vedere. Forse vuole solo raccontarti qualche cazzata su qualcuno che ha ammazzato 20 anni fa. Perché? Ehi, giusto tu. Ho visto questa. E ti ho pensato. La revolver. Ha sparato un paio di volte alle bancarelle. Vabbè, quella non conta. Mira quel bersaglio laggiù. Bella postura, minacciosa. Adesso spenti. Volteglia di cervello. Vabbè, ora mossami come ricarico. Apri il tamburo e mette i colpi. Un'ultima cosa, non farla vedere. Mettimela nella cintura. Sei pronto? Quando inizia a volare piombo, cerca riparo e non fartela sotto. Grazie, Vincenzo, lo apprezzo molto. E finché il capo sono Vincenzo. Oh, chiamami Vinny. Ok, andiamo a prendere l'auto e andiamo. Oggi fate attenzione, ho parlato con Biff, dice che Morello è ancora incazzato con lui. Morello del da crollo. Storia dell'altro. Tu sai come aprire una di queste, Tommy? Rompo il vetro. E poi la apro. Facile. E poi passo il pomeriggio a riparare il finestrino. Guarda. Il mantello. E poi... in bar. Sei veramente un mago, Ralphie. Forza, Tommy. Ok, si è agganciato. Hai capito? Buona giornata, ragazzi. Prima andiamo da Al. Gestisce una panetteria su Longman Street. La conosci? Sì, la conosco. È in ritardo di nuovo. Così pare. Ah, è un vero peccato. Vabbè. Questi arrivati. Ah, beh. Meno male che c'è la saltaguida. Oggi guardaci bene, Tom.
Quando fila tutto liscio si fa presto. Quando provano a ribellarsi, a volte si deve pensare in fretta. Certo. Stammi dietro, ok? Vabbè. Sam, Poli, come state? Bene. Ah, qui c'è una villa nota della base. Però ci sono portati gli presenti per notificare il mancato pagamento della rata concordata per il suo mutuo. Il termine di pagamento è scaduto il 15 luglio 1930. Lei ha finora ignorato la richiesta di saldare il debito. Ma solo entro due settimane la nostra banca si vedrà costretta ad arrivare al parte di miglioramento del suo proprietà. Piccola Giulia? Non è più tanto piccola. Sta diventando una rottura come sua nonna. Buona savezia. Davvero? Senti, qualcosa non va da queste parti. Qualcuno vi crea problemi? No, no. Niente del genere. Bene. Quindi hai i soldi? Certo. Sono pronti sul retro. Vado. Ci pensa, Tom. E tu rimani dove possiamo vedere. È stato un mese difficile, Sam. Temevo che non avrei incassato abbastanza. Allora. Lo so che non ci i soldi? Infami, fetosi, voi ci succhiate il sangue. Come potremmo proteggere solo la piccola Giulia senza il pagamento? Via di qui, lasciateci in pace. Ce li ho. Ci vediamo il mese prossimo, Al. Chiamaci se hai bisogno di qualcosa, di qualunque cosa. Certo, Sam, lo farò. E poi ci saluti a tua madre, eh? Oh, su, dai. Salta la guida. Sì, sì, la saltiamo tutta. La saltiamo tutta. Ci penso io, Sam. Sicuro? 100%. Va nel negozio da solo? Sai, quando Poli accumula troppo stress, poi ha bisogno di sfogarsi per conto suo. Devi solo lasciarlo stare. È fatto così. A volte te ne accorgi dalla voce. Ogni tanto ha bisogno di fare il lupo solitario per essere felice. Il nipote di Eugene non si starà divertendo molto. Poli, quando parte, non si ferma. Una volta stavamo spremendo un sarto giù a Holbrook. Perché se ne vanno via velocissimo. Sulla sedia a rotelle. Eccolo che torna. Ha fatto in fretta. Parti prima che arrivino gli sbirri, Tom. Dai, andiamo avanti. Saltiamo tutte le guide. Adesso che c'è la possibilità di saltare le guide, saltiamole tutte. Tu aspettaci qui, Tom. Torniamo tra poco. Ok. No smoking, ma c'è la benzina, anche tu. Tom, mi ha beccato! Cristo santo, Poli! C'è a dire a salire che d'ora in poi questo posto è nostro! Lo capisci? E non tornare! Se non vuoi fare una fine peggiore della bici tua! Hai bisogno di un dottore. Vabbè. Tu porta sempre fuori di lì. Così mi sento più tranquillo. Allora.
tutto qui. Porca miseria. Ma cos'è che tre? Oh oh. Giusto un attimo esplorare qui per vedere se si trova qualche oggetto, invece l'abbiamo trovato, abbiamo trovato un fucile. Tengo sotto tiro. Ok. E cosa c'è di qua? C'era solo un modo per... Ok. Ora. Mi intese? Sta bene, è dentro. Allora prendi i soldi. Che rischio! Tu allora ti capì il pezzo? Cosa volesse dire esserci dentro? Avrei potuto mollare tutto.